Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Visto il successo del cibo a Venezia, ma non potendo andare più di tanto in giro, ho pensato di portarvi un video su quello che è il cibo tipico tedesco, che appunto potete trovare in giro in ristoranti, ma anche cibo tipico come street food. La Germania non è la patria del buon cibo, non è conosciuta in generale per la sua cucina. La sua cucina è in realtà molto basata su carne e patate, ma ci sono delle specialità un pochino particolari che in pochi conoscono. Per cui sono riuscita a recuperare anche qui in Italia alcuni prodotti tipici e mentre parlo vedrete in alcuni casi delle immagini che appunto ho registrato nella mia cucina, mentre appunto preparavo queste prelibatezze. Spero che vorrete guardare questo video fino in fondo, che mi farete sapere se conoscevate già qualche piatto, se ve ne ho fatto scoprire qualcun altro o se conoscete qualche piatto in più tipico tedesco, anche perché io sono un pochino più ferrata sulla cucina del sud, avendo appunto vissuto al sud, quindi cucina più che altro bavarese e del Baden-Württemberg, ma per l'appunto se ci fosse qualche cibo tipico del nord in particolare che non ho nominato, mi piacerebbe che lasciaste un commento qui sotto, appunto facendomelo sapere e conoscere. Il primo piatto che vado a presentarvi sono gli spätzle, conosciuti un po' ovunque in realtà. Sono dei tipici gnocchetti a base di farina di grano tenero, uova e acqua e sono uno dei piatti tipici tedeschi più apprezzati. Sono originari del Baden-Württemberg, ma ormai potete trovarli in qualsiasi ristorante tedesco. Per quanto mi riguarda, io adoro quelli verdi agli spinaci e mi piace farli con speck e panna, o se non avessi la panna, come nel caso di quelli che ho registrato, ci metto qualche pezzettino di formaggio, di quelli che fondono piuttosto facilmente in modo tale da creare un pochino di cremina, di avere quindi l'effetto del formaggio sciolto. Il prossimo piatto è un pochino più sconosciuto perché sono degli Schnupfnudeln. Sono abbastanza simili ai nostri gnocchi di patate, appunto sono a base di patate, la forma è un pochino diversa. In genere vengono prima sbollentati e poi rosolati in un po' di burro, che è la cottura che io preferisco. In Germania vengono serviti come contorno e quindi non come primo, come potrebbe essere appunto per un tipico piatto di gnocchi italiano. C'è anche la versione dolce, a cui viene appunto aggiunto burro, miele, cannella e semi di papavero. Terzo piatto, famosissimo anche in Italia, gli Knödel, conosciuti anche come Knederli. Sono delle simili polpette servite in brodo di carne e fatte in veramente moltissime varianti. I più famosi sono quelli di pane, ma ce ne sono anche di patate, di carne o addirittura nella versione dolce. A me in realtà il brodino non piace, quindi in genere, dopo averli sbollentati, li faccio ripassare un attimino nel burro in padella in modo da mangiarmeli in maniera simile a come vengono serviti gli Schnupfnudeln. Altro piatto, le Königsberger Klopse. Queste sono delle polpette originarie della Prussia orientale. Sono in genere a base di carne macinata e a volte possono contenere anche un pezzettino di acciuga per dargli un sapore un pochino particolare. In genere vengono cucinate nel brodo, quindi in maniera molto simile agli Knödel e servite con una salsa a base di capperi. Altro piatto, il Currywurst, tipico street food, originario di Berlino, ma ormai viene servito ovunque. Si tratta di una salsiccia di maiale preparata sulla piastra e poi servita con una salsa a base di ketchup e curry. Viene tipicamente servita questa salsiccia tagliata appunto a pezzetti con abbondante salsa e in genere un contorno o di patatine fritte o del semplice pane bianco. Avendo parlato di patate, non posso che nominare la Kartoffelsuppe, ovvero la zuppa di patate. Può sembrare poco entusiasmante, ma appunto è un piatto tipico tedesco. Ne esistono comunque molte varianti perché appunto potete fare diverse aggiunte come dei pezzi di salsiccia, del bacon oppure altre verdure. È perfetta in realtà per scaldarsi durante le fredde giornate invernali in Germania. A me in realtà le zuppe non piacciono, quindi devo essere sincera, non è decisamente il mio piatto preferito tra questi. Altro piatto, forse un pochino controverso, è la Schnitzel, o
ovvero la cotoletta. Al di là della diatriba tra Milano e Vienna su chi l'ha inventata, la schnitzel è comunque un piatto tipico anche in Germania e consiste per l'appunto in una sottile fetta di vitello panata e fritta nello strutto. Altro piatto, i bratwurst. In ogni barbecue tedesco dobbiamo per forza trovare queste tipiche salsicce di maiale. Le originali arrivano da Norimberga, dove sono più allungate e sottili in realtà di quello che ho trovato io, però anche queste sono ottime. In genere vengono servite con un contorno di crauti, ma a me decisamente non piacciono, quindi me le sono fatte con appunto delle chips di patata. Un piatto tipico decisamente sconosciuto sono le Maultaschen, che a me per realtà piacciono anche particolarmente. Sono simili a dei grossi ravioli e il ripieno, secondo la ricetta tradizionale, è fatto di carne macinata, spinaci, prezzemolo e cipolla. Poi in realtà ne esistono diverse versioni, tra cui anche quella vegetariana. Possono essere servite fritte, in brodo o, come piacciono a me, sempre bollite e ripassate in padella con del burro, più o meno appunto come faccio la maggior parte delle cose, tipo gli schnupfnudeln o anche i canederli. Siamo al decimo piatto con Sauerbraten, un'altra specialità di carne tedesca. Si tratta di un arrosto cucinato al forno veramente molto lentamente, che in genere viene appunto servito con abbondante sugo. È il piatto tipico dei pranzi della domenica in famiglia e in genere viene servito con spätzle e Schupfnudeln come contorno. Il Leberkäse o Fleischkäse è tipico del sud della Germania. Si tratta di un simil polpettone fatto con carne macinata molto molto finemente e cotto in forno in uno stampo simile a quello del pane in cassetta. In genere viene tagliato a fette e servito in mezzo al del pane, a dei panini, quindi anche questo, come il currywurst, è un ottimo street food. Torniamo a qualcosa di veramente molto molto conosciuto all'estero, che sono i pretzel o brezel. Sono questo pane dalla forma tipica, come potete vedere. È diffuso in tutta la Germania, ma pochi sanno che in realtà prima della cottura ogni pretzel viene immerso in una soluzione di acqua e soda caustica, che però in alcuni casi viene sostituita con del bicarbonato. Questo processo infatti è quello che conferisce al pretzel la tipica crosta lucida e anche croccante. Assaggiamo. Ottimo. La Zwiebelkuchen invece è una torta salata a base di cipolla, uova e speck, anche questa tipica tedesca, che viene in genere mangiata calda appena uscita dal forno. La Flammkuchen invece è, possiamo considerarla forse parente della nostra pizza, anche se in realtà la ricorda soltanto. È tipica tedesca, ma è tipica anche in Francia, nelle zone che appunto confinano con la Germania. Al posto del nostro pomodoro e mozzarella, però, questa pizza tedesca ha una base che viene ricoperta di cipolla, pancetta e una crema a base di panna acida ed erbe. E dulcis in fundo è proprio il caso di dirlo perché parliamo di dolce e della Schwarzwälder Kirschtorte. Si tratta per l'appunto della famosa torta foresta nera, un dolce tipico tedesco a base di cioccolato, panna montata e ciliegie. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e magari attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se conoscete qualche altra prelibatezza tipica tedesca, lasciate un commento qui sotto. Questo invito è rivolto soprattutto a magari chi vive al nord, tipo, e mi vengono in mente il canale dei ragazzi di Lost in Lipsia, che appunto vivono a Lipsia, che vi consiglio anche se volete seguire appunto una famiglia che vive stabilmente in Germania. Qui sotto in descrizione vi lascio i link, oltre al canale dei ragazzi di Lost in Lipsia, che appunto ho nominato in questo video, anche i link a tutti i miei social, in modo tale da seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!